Ciao, vi siete mai chiesti che app usano i professionisti per editare le loro foto? Se la risposta è sì, restate con me fino alla fine di questo video e scoprire insieme le 5 migliori app iOS completamente gratis per editare le vostre foto. Quindi se vi piace l'idea mettete un bel like a questo video, condividetelo in giro con i vostri amici in modo da arrivare a più persone e soprattutto se non lo fate ancora, seguitemi e iscrivetevi al canale. Vi ringrazio e ci vediamo dopo la sigla. Passiamo al sodo e apriamo la cartella che ho preparato per oggi. Ecco qua le mie 5 applicazioni che io uso più spesso di tutte per editare le mie foto. La prima si chiama Lightroom CC. CC è praticamente la versione mobile per l'applicazione che si trova anche su desktop e che io uso più spesso per editare le mie foto. È un'applicazione ricca di opzioni che arriva fino a un livello semi-professionale, diciamo, per editare le foto. Come potete vedere, si può modificare praticamente tutto, dalla luce, colore, effetti, un po' tutto si può modificare. Vi mostrerò un po' come funziona. Praticamente c'è l'esposizione, il contrasto, highlight, ombre, luminosità, neri, bianchi. Si può editare tutto in tempo reale, guardate. Highlight, contrasto. Qua si va in base al stile di ognuno, però diciamo ci sono le curve rosso, blu, verde. È proprio completa come applicazione. La uso spesso e la raccomando a tutti. Se potrei scegliere un'applicazione tra tutte queste che dovete assolutamente usare, è proprio questa. Andiamo a vedere la seconda. La seconda si chiama Sun Surveyor. Questa applicazione praticamente vi mostra la posizione del sole in tempo reale, quando c'è il tramonto, quando c'è l'alba. È la versione gratis, ma è abbastanza complessa anche in versione, diciamo, light. Vedete, qui c'è il compasso e vi mostra praticamente dove va a sorgere il sole e dove va al tramonto. La posizione con le coordinate, le ore del giorno. Adesso, essendo una giornata nuvolosa qui da me, non vi posso mostrare esattamente il sole sul cielo, però avete capito già come funziona. Questa applicazione è molto utile perché se sei fuori, diciamo in giro, e vuoi vedere esattamente il sole dove sarà un certo orario, la luce blu, per esempio, vi dà un sacco di informazioni qua dentro. Anche questa è utilissima, vedete? Per esempio adesso sono le 11, il sole si trova qui praticamente. Provatela assolutamente, consigliatela agli amici, soprattutto agli amici fotografi o quelli che pubblicano spesso su Instagram, soprattutto perché o vuoi fare una foto particolare con il sole, questa applicazione ti permette di farla. Passiamo alla terza applicazione, si chiama Unfold. Ve la mostro prima nell'App Store. Unfold. Come dicevo, tutte le mie applicazioni sono in inglese perché così posso imparare l'inglese. Eccola qui, Unfold Story Creator. Questa è un'ottima applicazione per Instagram. L'ho usata parecchie volte per postare su Instagram, dove mi trovate con rusty.travels. Se potete vedere le mie foto, i miei post. E se mi seguite mi farete veramente un onore, mi piacerebbe molto se mi seguite. E quindi vediamo un po' qui. Andiamo a vederla dentro. Come dicevo prima, si possono aggiungere dei testi, si possono fare i vari collage. Avete dei template prestabiliti qua sotto e in base a quello che volete fare, diciamo, vi mostrerò, per esempio, aggiungerò delle foto così al volo come cornice, vedete? Poi come sfondo qui, testo, praticamente avete una storia qui, uguale si può modificare il testo, mettiamo Breezy Gala, aggiungiamo un'altra, anche questa è carina, vediamo.
La quarta applicazione del giorno si chiama Canva. Adesso ve la faccio vedere sull'App Store. Eccola qui, Canva. Cos'è Canva? Canva ti fa praticamente avere il design grafico a portata di mano. Ha dei template molto interessanti, preimpostati, e si possono modificare tutto dal testo all'immagine. Sono molto utili sia per i vari social network per fare anche altri lavoretti, diciamo. Eccoci arrivati anche all'ultima applicazione del giorno, che in questo caso è un esposimetro con il nome di Light Meter. Andiamo a vederlo su App Store. Light Meter è prodotto da Lumu, eccolo qui. Lui sta misurando in tempo reale tutti i parametri per fare la foto migliore e ti dà i vari parametri della macchina fotografica, diciamo. L'ISO. Di che si tratta? Praticamente ti fa vedere il valore dei Kelvin della luminosità dell'ambiente dove ti trovi. Molto molto semplice da usare, diciamo. Per usarlo e per capirlo, comunque devi usare la tua reflex in modo manuale. Quindi se lo usi in automatico, la reflex ti fa tutti i valori in automatico, cosa che non ti è utile, diciamo. Ecco i vari valori che ha.